La notte del 31 agosto del 2009 Davide Duò uccise la moglie e due figli. Stamattina in tribunale è stato assolto perché incapace di intendere e di volere, ma passerà i prossimi 10 anni all'ospedale psichiatrico. Domani alle 14 nella Basilica di San Prospero i funerali del giornalista Umberto Bonafini, poi la tumulazione in provincia di Mantova. La città ricorda la sua penna più virtuosa. Il giorno dopo il devastante incendio scoppiato per cause accidentali alla Iori Vernice a Corteteggio e continuano le verifiche per il possibile inquinamento ambientale. Restano intanto molto gravi le condizioni dell'ustionato. Girava in fuoriserie, aveva conti in Svizzera ma dichiarava pochi euro. È uno dei casi scoperti grazie all'accordo tra Comuni e Agenzia delle Entrate nel Reggiano, un migliaio di segnalazioni. Successo ieri sera nella chiesa di San Filippo Neri per il concerto di musica barocca in onore a favore della mensa del Vescovo. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Teletricolore. Dunque, avete sentito in apertura la sentenza su un caso che impressionò molto Reggio e l'Italia intera, la strage di Sabbione, un uomo ucciso la moglie e i due figli. Oggi è arrivata la sentenza, l'uomo è stato assolto perché incapace di intendere e di volere. Questo è il verdetto in tribunale questa mattina per Davide Duò, il 49enne, lo vedete in questa foto che risale all'agosto del 2009, a Sabbione aveva sterminato la propria famiglia prima di cercare di suicidarsi. Il giudice Pini Bentivoglio ha comunque deciso, vista la pericolosità del soggetto, che dovrà passare 10 anni all'ospedale psichiatrico. In quella notte di follia Duò prese un coltello per disossare prosciutti, uccise prima la moglie, la 45enne Sandra Pattio, e poi i figli Thomas, 20 anni, e Marco, di soli 4 anni. Ridusse anche in fin di vita la proprietaria di casa, la signora Guidetti, che ospitava i Duò da anni. L'uomo era presente questa mattina in aula, era in barella perché paralizzato da allora. Era al momento della strage disoccupato e abusava di alcol e droga. Di quella notte ha sempre detto di non ricordare assolutamente niente. E per una vicenda che si chiude, un'altra che invece è ancora all'analisi e al vaglio anche della procura, che non esclude ipotesi di reato, parliamo dell'incendio a Corteteggio che ha devastato un'azienda di vernici. Restano gravi le condizioni di Renato Iori, un ustionato grave, l'unico ferito grave di questo incendio che ha devastato l'azienda. Intanto ci sono le analisi che continuano sull'acqua e l'aria per evitare il rischio di un inquinamento ambientale. I dati saranno diffusi e resi noti nelle prossime ore, ma intanto il quadro con gli aggiornamenti da Isabella Trovato. Via Garonna, Corteteggio, a Reggio, il giorno dopo il rogo che ha distrutto il capannone del colorificio della Iori Vernici. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all'una della notte per domare anche gli ultimi focolai, mentre proseguono gli accertamenti del servizio di igiene pubblica e dell'ARPA per il monitoraggio dell'acqua finita nei tombini durante le fasi di spegnimento del rogo. Acque che arrivano al depuratore di Roncocesi. Il pericolo dunque di un inquinamento ambientale non è ancora del tutto scongiurato. Le verifiche dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente dell'Emilia Romagna si sono concentrate anche sui fumi sprigionati dalla combustione dei solventi. Non sono state rilevate tracce di sostanze tossiche, ma l'attenzione resta alta e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori rilevamenti. Ma ripercorriamo quanto accaduto lunedì a mezzogiorno attraverso le parole di chi ha vissuto in prima persona quei momenti concitati. Ho sentito questa esplosione, un urlo di una signora, ho guardato dalla finestra, abbiamo visto sto fuoco e che ci ha scappate. Dunque, al momento dell'esplosione, Elisabetta Ferretti e il cognato Renato Iori erano negli uffici. La donna è riuscita a scappare da una porta secondaria. Il cognato è rimasto intrappolato tra le fiamme fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La prima squadra giunta sul posto è stata quella del vicino distaccamento di Sant'Ilario d'Enza. Hanno divelto le inferriate, si sono creati un varco tra le finestre per salvare l'uomo. Un vigile del fuoco si è lievemente ustionato durante il soccorso. Per le cause del rogo si ipotizza un problema tecnico e si esclude il dolo. Intanto Elisabetta Ferretti ieri sera è stata dimessa dall'ospedale, mentre le condizioni del cognato restano gravi.
Sono stati fissati per domani alle 14 nella Basilica di San Prospero i funerali del giornalista Umberto Bonafini, poi la tumulazione in provincia di Mantova dove riposerà. Nativo di Guastalla nel 1933, ex direttore della Gazzetta di Reggio, di cui era stato il padre morale, aveva poi diretto il giornale di Reggio, appassionato e amante della lirica, di cui era tra i massimi esperti. Bonafini lascia un vuoto incolmabile nella città che in queste ore lo ha ricordato con i messaggi alla famiglia, alla moglie, al figlio Nicola, stimato giornalista sportivo. Tra i messaggi il ricordo di Romano Prodi, il sindaco di Reggio Graziano Del Rio, l'assessore Mauro Del Bue, la presidente Masini e il consiglio provinciale, il cordoglio anche della Lega Nord, della Pallacanestro Reggiana, da Confapi a nome di tutte le aziende associate, i sindaci della provincia. Il PDL, il consigliere regionale Fabio Filippi, la CNA provinciale, la Camera di Commercio per voce del presidente Enrico Bini. Domani in regione riprende la vertenza sulla cooperativa SNAT GFE. Ci sono 180 facchini che ormai da mesi rivogliono il posto di lavoro. Sentiamo. Un concerto per esprimere solidarietà ai lavoratori della Gruppo Facchini Emiliano, in presidio davanti a Palazzo Allende a Reggio dal 21 giugno scorso, per rivendicare i propri diritti di lavoratori nella vertenza sindacale che li vede contrapposti alla SNAT logistica del Gruppo Fagioli e quanto organizzato ieri sera in piazza Brampolini dal comitato No Pacchetto Sicurezza, che solo pochi giorni fa, con una lettera aperta al Partito Democratico, ne chiedeva una presa di posizione sulla vicenda. Ai nostri microfoni il segretario provinciale Roberto Ferrari, che in una lunga intervista sviluppato le diverse peculiarità di questa vertenza, passando sotto la lente il valore della cooperazione oggi e le condizioni dei lavoratori. E questa cooperativa, diciamolo pure in modo molto chiaro, almeno fino a ieri, almeno fino a poco tempo fa, era una cooperativa più sulla carta che nella sostanza. E la controversa figura dell'avvocato della SNAT, Silvia Piccinini, che è anche presidente dell'assemblea provinciale del partito. Non mi sembra di leggere nel comportamento dell'avvocato Silvia Piccinini qualche cosa di diverso o comunque di ostacolo alla sua presenza nel Partito Democratico. Da qui l'appello di Ferrari all'avvio mercoledì di una trattativa. Perché si possa arrivare a una degna conclusione, io mi auguro che il 13 di luglio, convocato il tavolo in regione di nuovo per insomma, provare a sviluppare un'ipotesi di soluzione, io mi auguro che si possa arrivare appunto a una degna conclusione. Intanto nella notte colpo di scena davanti alla provincia, quando dopo 8 mesi di sit-in è apparsa la prima bandiera del Partito Democratico al fianco di quelle della CGIL, a lasciarla in segno di solidarietà il circolo del centro storico. Domani vi aggiorneremo su quello che accadrà in regione, adesso invece un'operazione della Guardia di Finanza, 15.000 confezioni di dentifricio, centinaia di confezioni di detersivo Grey, la chiappa colore, questo è il nome di questo prodotto, in tutto oltre 75.000 prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Finanza ad un grossista di Reggio per un valore di oltre 200.000 euro. La merce veniva rivenduta a commercianti al minuto. Sono stati denunciati 4 imprenditori, 3 campani e un reggiano. Molti acquirenti si sono detti estranei al traffico perché non sapevano di comprare prodotti falsi. L'indagine era partita a settembre del 2010 col sequestro di altri prodotti analoghi. Girava in fuoriserie per le vie di Reggio, dichiarava pochi euro ma aveva conti milionari in Svizzera. È uno dei finti poveri reggiani scoperti dall'Agenzia delle Entrate grazie alle segnalazioni dei comuni antievasori. Sentiamo il bilancio. Girava con una fuoriserie per le strade di Reggio, aveva trasferito la residenza nel Regno Unito e aveva attività finanziarie per 1 milione di euro su un conto svizzero, ma al fisco italiano dichiarava pochi euro. Insomma, era ricco, ma si era sempre dichiarato povero. È il caso più eclatante tra quelli scoperti grazie alla collaborazione tra Agenzia delle Entrate, ANCI e Comuni in Emilia-Romagna e che ha recuperato a tassazione quasi 87 milioni di euro. I risultati del primo semestre 2011 mostrano un incremento significativo delle segnalazioni inviate dai comuni all'Agenzia con un più 51%. Comuni antievasori che segnalano chi vive al di sopra delle possibilità dichiarate, 1 migliaio le segnalazioni solo nel Reggiano. Queste segnalazioni dei comuni antievasori si sono concentrate nel settore della proprietà edilizia e del patrimonio immobiliare,
o nelle rendite catastali e negli affitti in nero, è lì che si annida l'evasione. Molto proficue risultano le indagini sui finti poveri, quei contribuenti che a dispetto di un tenore di vita elevato dichiarano redditi irrisori. Poco più di 250 accertamenti hanno fatto scoprire un'evasione da oltre 5 milioni di euro. L'esito finale della macchina organizzativa costituita da agenzia e comuni sono i 4,6 milioni di euro già restituiti alle casse dell'erario, a cui si aggiungono 1,4 milioni di rate da riscuotere già concordate con i contribuenti. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la risposta dei comuni è stata eccellente e sarà presto premiata con l'erogazione del 33% del riscosso negli anni 2009-2010, mentre da quest'anno l'incentivo salirà per i comuni al 50%. Un concerto di musica barocca per la mensa del Vescovo, successo ieri sera nella chiesa cittadina di San Filippo Neri. Vediamo. Un concerto di notevole rilevanza artistica a cui hanno partecipato la Cappella Regensis e il coro del Friuli Venezia Giulia assieme a Gabriele Cassone. È stata la prima volta che Cassone, uno dei massimi esperti di tromba barocca, si è esibito in sinergia con i solisti dell'ensemble vocale e strumentale Cappella Regensis. La compagine musicale reggiana per questa occasione è stata supportata, dicevamo, dalle voci del coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell'Oste. Le due formazioni si sono esibite assieme per la mensa del Vescovo e per ricordare e continuare l'opera della scomparsa presidente Maria Vittoria Visconti Spallanzani, nota a tutti col nome di Yo-Yo. Lasciatemi ricordare la persona in onore della quale questa sera è stato celebrato questo evento. La carissima amica e per me sorella Maria Vittoria Spallanzani Visconti, Yo-Yo. La ricordo questa figura certamente non canonizzata come i primi due, però ritengo che sia è stata una grande figura e lettore di riferimento per quello che lei ha fatto e soprattutto e prima di tutto per quello che lei è stata ed era. La Yo-Yo io la ricordo così, una donna che ha ricevuto da Dio il dono, il patrimonio, di essere capace di rendere visibile l'invisibile. Cambiamo argomento, ammortizzatori sociali in calo anche a giugno, più che dimezzato il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, in leggera diminuzione quella straordinaria. È quanto emerge dalle rilevazioni della Camera del Lavoro di Reggio, delle 155 imprese investite dalla crisi, 88 hanno ripreso l'attività per un totale di oltre 6.000 lavoratori. A questi dati commentano dalla CGIL e si accompagnano timidi segnali di ripresa dell'occupazione con un aumento dell'avviamento al lavoro nel primo quadrimestre del 2011 di quasi 4.000 soggetti in più rispetto allo scorso anno. Per la provincia che amministra i centri per l'impiego, una ripresa in chiaroscuro, perché se è vero che da un lato si incrementano gli avviamenti al lavoro, dall'altro si registra un aumento dei disoccupati. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, prima pausa commerciale, tra poco ancora insieme con le altre notizie di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Marzabotto a Reggio per l'incendio di un'autovettura Renault Twingo. Le fiamme sono state spente dai pompieri, si esclude comunque l'ipotesi dolosa, sul posto anche la polizia. La notte del 31 agosto del 2009 Davide Duò uccise la moglie e due figli. Stamattina in tribunale è stato assolto perché incapace di intendere di volere, ma passerà i prossimi 10 anni all'ospedale psichiatrico.
Domani alle 14 nella Basilica di San Prospero i funerali del giornalista Umberto Bonafini, poi la tumulazione in provincia di Mantova. La città ricorda la sua penna più virtuosa. Il giorno dopo il devastante incendio scoppiato per cause accidentali alla Iori Vernice a Corte Teggio, continuano le verifiche per il possibile inquinamento ambientale. Restano intanto molto gravi le condizioni dell'ustionato. Girava in fuoriserie, aveva conti in Svizzera ma dichiarava pochi euro. È uno dei casi scoperti grazie all'accordo tra Comuni e Agenzia delle Entrate nel Reggiano, un migliaio di segnalazioni. Successo ieri sera nella chiesa di San Filippo Neri per il concerto di musica barocca in onore e a favore della mensa del Vescovo. Questi titoli, adesso andiamo in riva al Po perché c'è allarme dopo i tanti casi di furti di imbarcazioni e c'è stato un incontro a Boretto, ce ne racconta gli esiti Antonio Lecci. Maggiore sorveglianza sulle sponde del Po, sulle piste ciclopedonali che corrono lungo gli argini maestri, nelle golene. Al momento non sembra esserci la possibilità di avere unità natanti delle forze dell'ordine a disposizione per pattugliamenti del grande fiume, ma l'impegno sembra in crescita verso l'organizzazione di controlli da terra che possono prevenire e contrastare le azioni dei predoni del Po, spesso gruppi di stranieri dell'est Europa che operano attraverso pesca abusiva e furti su imbarcazioni e baracche dei lidi reggiani e mantovani. Un incontro si è svolto tra il sindaco di Boretto, Massimo Gazza, e il comando locale dei carabinieri per cercare di migliorare il monitoraggio del territorio. Le risorse finanziarie pubbliche per mettere in campo sistemi di maggiore efficacia non sono disponibili al momento, ma il primo cittadino ha garantito che come ente pubblico, insieme alle forze dell'ordine locali e alle associazioni del volontariato, si cercherà in ogni modo di affrontare la questione. La sicurezza e l'ordine al porto turistico borettese sono una priorità, vista anche l'importanza di questa struttura per l'economia e per il turismo nel paese rivierasco. La collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette sarà poi come sempre basilare per reprimere ogni comportamento illecito e dannoso per l'ecosistema ma anche per tutti i cittadini. Non solo il furto di imbarcazioni ma anche i pescatori di frodo sul Po sono al centro di un ordine del giorno chiesto in provincia dalla Lega Nord. Risulterebbe che la pesca abusiva di frodo, si legge nel documento, venga praticata utilizzando sistemi di stordimento elettrico da campeggiatori abusivi che più volte hanno rivolto minacce ai pescatori regolari del luogo e che gli esemplari catturati, in massima parte siluri, vengano macellati in riva al Po in condizioni igieniche e sanitarie del tutto illegali per poi essere rivenduti a ristoratori esteri privi di scrupoli. Tutto questo sistema di mancanza di sicurezza impone che venga preso consapevolmente atto delle problematiche, spiega la Lega Nord, che chiede l'intervento della Polizia Provinciale. Auto a rete contro il bar Gempi di Piazza Pighini Arceto, gestito da cinesi, a causare il boato è stata un'auto lanciata contro la vetrata. La banda ha portato via il fondo cassa, circa 500 euro e una macchinetta cambia monete. Adesso a Luzzara ha chiuso la fiera con uno spettacolo che pare aver divertito molto. Sentiamo ancora Lecci. È stato un successo la chiusura della tradizionale fiera di luglio a Luzzara che quest'anno per salutare il pubblico ha scelto un comico di Zelig. Sul palco di Piazza Iscaro ieri sera il bravo Maurizio Lastrico, 30 anni, genovese, la cui passione per la Divina Commedia di Dante Alighieri lo ha portato a scrivere e inventare storie e racconti di attualità usando le terzine del sommo poeta. Un mix di antico e moderno che è piaciuto al pubblico, che ha gremito la piazza in ogni suo spazio. Finito il mio lavoro, ogni collega lo mando a defecar e sgommo a casa, ca oggi è il mercoledì di Champions Lega. Ah, pregusto il partiton e il corsi Gaza. L'ho detto in previsione, avevo installato d'antenna padellar modello NASA. Ma subito che io giungo al mio casato, è un uomo che attende innanzi allo portone. No! Lo prete a benedir viola bardato al fine di driblare il suo sermone, ma rampico dal muro retrostante e come l'uomo aracno. Vedo che le finezze non vi sfuggono. È come l'uomo aracno.
Acno vo al balcone. Ma Lastrico non ha solo recitato, accompagnato da un chitarrista, ha pure intonato un brano musicale. Mediocre il testo, qualche imprecisione. E anche la gente ha avuto il suo spazio, soprattutto quando per il monologo sulla festa di paese ha chiamato sul palco due spettatori che hanno recitato con lui. Ha un candore, è una cosa bellissima. E risponde, è una battuta molto difficile la sua, attenzione. Genziana è il nome mio, donna illibata. E dopo questo incontro ci scommetto che la mia condizione sarà invariata. Non male, e beh. Gran finale con qualche battuta inedita prima dei saluti e dell'invito, subito raccolto da tanti ammiratori, a far due chiacchiere sotto il palco prima che l'artista potesse accomiatarsi dallo paesello di Luzzara. Pubblicità, tra poco ancora insieme con le previsioni del tempo. Tricolore meteo. Il meteo è offerto da... L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Il tempo per domani, mercoledì 13 luglio, tempo leggermente variabile sia al mattino che al pomeriggio. Sempre alte però le temperature, dunque il caldo non diminuisce, comprese tra 22 e 34 gradi. Teletricolore meteo. Il meteo è stato offerto da... L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. In sintesi le notizie di questa giornata. La notte del 31 agosto del 2009 Davide Duò uccise la moglie e due figli. Stamattina in tribunale è stato assolto perché incapace di intendere e di volere, ma passerà i prossimi 10 anni all'ospedale psichiatrico. Domani alle 14 nella Basilica di San Prospero i funerali del giornalista Umberto Bonafini, poi la tumulazione in provincia di Mantova. La città ricorda la sua penna più virtuosa. Il giorno dopo il devastante incendio scoppiato per cause accidentali alla Iori Vernici a Corte Teggio, continuano le verifiche per il possibile inquinamento ambientale. Restano intanto molto gravi le condizioni dell'ustionato. Girava in fuoriserie, aveva conti in Svizzera, ma dichiarava pochi euro. È uno dei casi scoperti grazie all'accordo tra Comuni e Agenzia delle Entrate nel Reggiano, un migliaio di segnalazioni. Successo ieri sera nella chiesa di San Filippo Neri per il concerto di musica barocca in onore e a favore della mensa del Vescovo. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, un arrivederci alle prossime edizioni. Buona serata.